scusa. Vuoi che mi rimetta questo maglio, questo, tra tutte le volte che incontro te, mi metto questi che canali. Cosa fai qui? E cominciamo. Cosa fai qui? Buongiorno. Buongiorno. Maestro. Come stai? Ciao. Stai bene? Ciao. Oh, complimenti per questa nomination eccezionale. Sai che mi chiedono anche a me? Che sei stato nominato? No, mi chiedono anche a me qualcosa perché io ti ho conosciuto. Ah, beh, beh. Da ragazzino, quando eri piccolo. Maestro dire... Morricone conosce le droni? Sì. Nominata lei a prendere l'Oscar, grandissimo. Come si fa a rimanere così giovane? Che noi amiamo il nostro lavoro, signora. Sì. Ma pensi, ma anch'io amo il mio. Eccola qua, la porti via però. Più bello così. Aglio. Cioè, anche lei ama il suo lavoro, però non rimane giovane, dice. Non rimango giovane, chissà perché. Ho preso il lavoro sbagliato, si vede. Che lavoro fa, signora? L'infermiera. Però lei aiuta gli altri con il suo lavoro. Com'è? Lei aiuta gli altri con il suo lavoro. Certo, l'ho fatto proprio col cuore. Tanti auguri. Grazie, spero che auguroni. Ciao. Il re è tornato a Sanremo. Ma che re? Hai vinto, l'ultima volta che sei stato qui hai vinto. Sono passati 4 anni, eh. E cosa vuol dire? Che la gente dimentica? No, che... no, sono passato... no, pensavo che fossero meno, invece sono 4 anni, impressionante come passa il tempo. Canto io. Canti tu? Promettimi che se dici una parolaccia lo tagli. E dici anche le parolacce? Sì. No, calma. Allora, cosa... Vuoi cantare tu? Sì. Che cosa vuoi cantare? Vivere così non si può. La terra è tutta retta, la felicità, cartocciata in pubblicità, e gli uomini, anime impassibili. Uffa, è dura la vita, eh? Questo pendolo sembra quasi la giustizia. Come Sanremo. Come si sta qui a Sanremo? Cito i classici. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Cioè, grande poesia questa. Cioè, basta che scorreggi un petti rosso e si va. Questo è il concetto. Non la sapevo così, però. Mi tocca sempre... Ah, bravo, lo guarda so. Perché, guarda, per le zanzare. Ah. Ma che per le zanzare? Questi sono gli oli essenziali per la gola. Gli oli essenziali per la gola. Dunque, io ieri mattina stavo malissimo, avevo la febbre, un mal di gola pazzesco. Oh, no. Trovo lui e mi dice, ti do un olio che è un rimedio eccezionale. Dopo 2 ore stavo già bene. Ieri sera me ne ha dato un altro, stamattina sono guarito. Dove l'hai preso? È la Engel di Forlimpopoli, sono olio, è la medicina naturale del domani. Dove? Cioè, de oggi, ma poi... Ma questo me lo te lo frego? Favoloso. No, perché no, serve perché a anche tutti. Maria La Nava, c'è cioè anche... È omeopatica questa. Sì. Ho capito, bene. Buon gusto, oltretutto, molto buono, sì. Io vorrei sentire una canzone da voi. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Ok? Ok. È un dramma, tu stasera devi cantare e... Aiuto, sì, devo cantare, però guarda, già sto sentendo gli effetti benefici di questa medicina miracolosa praticamente. Che cos'è? Svelami perché. No, sono oli essenziali. Poi dopo ti dai anche questo balsamo, te lo dai dopo sulla gola. Sono le medicine naturali, bisogna tornare alla natura. Sì, è vero, bisogna tornarci anche perché noi veniamo da lì e quindi apparteniamo a queste regole, è giusto che ci torniamo. Ma ad esempio tu stasera devi cantare e ti sei trovata senza voce. Che cosa succede? È un dramma? È un dramma sì, anche perché ti giochi in 3 minuti il lavoro di un anno praticamente, perché aspetti questo momento, vuoi dare il meglio di te, ti concentri, chiudi tutta questa energia per poi poterla sprigionare nel momento fatidico e poi succedono queste cose. Chi gira per Sanremo è affascinato da tutte queste foto, i cantanti colorati, tutti i personaggi che sono a Sanremo, addirittura il manifesto del festival, guarda che come tutto colorato, tutti i cantanti colorati. Questa foto bellissima. Dove tu non ci sei perché c'è Joe Squill. Mi dispiace, una foto meravigliosa. Poi uno è colpito da questo manifesto, Enzo Ghinazzi, che è orrido. Terribile. Guarda, la storia di mettiti questo vicino, manifesto. Voglio commentare questo manifesto, eccolo qua. Vedete questo uomo...
duramente segnato dalla vita. No. Allora, finanza, carabinieri, polizia, vigili, guardie giurate, qualche infiltrato e qualche napoletano. Dentro c'è il Festival di Sanremo. Sanremo. 26, 27, 28, ci devo essere io lì dentro, hai capito? E non ci sono. No, siamo qua fuori, siamo. E c'è Pupo in questo momento che sta cantando. In questo momento sta cantando, sì. E noi facciamo ascoltare il tuo disco. E Red Ronnie... in anteprima! Ma che in anteprima? Ma l'ho ascoltato tutta Italia! Ma come in anteprima? Davanti al teatro Ariston! Ma no, ma l'hanno ascoltato... Io sei stata... Che casino che hai combinato! Avanti, avanti. Vedo che qui ti sbattono fuori, poi noi non vogliamo... Movimento della felicità! Balliamo tutti in strada, svegliamo la città! Se segui con il corpo il tempo, è facile sentirlo dentro. Vorrei chiedergli perché c'è il Festival di Sanremo e voi non lo guardate. Perché ormai abbiamo una barba del Festival di Sanremo. Abbiamo sempre visto i cantanti, tutti, ma dopo lo vediamo sempre. Lo vediamo non seguendolo, dopo lo vediamo. Signora, c'è adesso in televisione, lì di là nella sala. Durante la cosa, magari verso mezzanotte, vediamo tutti le finali e via di seguito. Cioè, sono delle canzoni noiose, non hanno più l'estro. Il festival d'una volta, persino, come si chiama, quello che abbiamo parlato? Fogli. Fogli, tutto pettinato con smoking in ordine, ha voluto fare anche lui il pennello di dietro. Il codino. Si può. Senza codino stasera, ho seguito il vostro consiglio. Senza codino, visto signora? È quella la signora che ti ha criticato, sai Riccardo? Senza codino. Sono contenta. È notte, siamo a Sanremo, ci hanno distrutto la macchina. Ci hanno distrutto la città, sono venuti addosso con la macchina. Poi ci è passato addosso anche il rullo compressore dell'eliminazione. Io non so, che facciamo? Aranzo si imbucca so spizzino sassa muda in sarrena sezzidos fusile dos in sappa la pedra sin sabertula isso so che in una terra pizzino sin sa guerra. L'amicizia già è un punto sul quale ci si deve basare per vivere. In questo momento in cui sta crollando tutto, uno quando non sa dove sbattere la testa cosa fa? Parla, va da un amico e probabilmente... Cosa gli dice? Com'è la canzone? Con un amico vicino si può parlare, con un amico vicino ti puoi sfogare, perché un amico vicino di commenti non ne fa. A che serve dire qualche cosa? Storie di sempre. È un'eterna promessa quella di cambiare. Cambia mai niente. Lo sai anche tu. E come ho cantato? Come hai cantato? Non hai cantato stasera? Come non ho cantato? È iniziato il Festival di Sanremo da due giorni. Tu è la prima volta che ti incontro. Tu sei un po' distratto. Come ho cantato? Tu mi devi dire come ho cantato. Ma non c'eri stasera, non t'ho visto. Non c'ero io. Ci sei domani sera. E anche ieri. Ma l'hai visto almeno tu? Non ci sto mai. Ma tu l'hai visto? L'ho visto, sì. E chi se lo perde il Festival di Sanremo? E piove cerchi il mare. L'azzurro dei tuoi sogni, spazi più profondi, una carezza con dita di sale. E piove cerchi il mare. Sarà malato, forse un poco mosso, incerto, ma hai bisogno di lui. E piove cerchi il mare. Come fa? Un grido di gabbia e sabbia tra le mani, una conchiglia che faccia rumore. Guarda, una cosa classica, Sanremo, i fiori, visto che tu hai fatto un brano classico. Fra l'altro so che
Pavarotti ti ha visto, ed è la cosa che preferisci di questo festival? Beh sì, insomma, è una soddisfazione sentirsi dire da Pavarotti che uno è stato bravo. Risplende l'alba già e sono solo ormai, ripenso ancora a noi a poche ore fa, quando parlavo insieme a te, quando tu eri con me. Vedo gli occhi tuoi, il viso e poi le mani tue che stringerò, rivedo te come se fossi qui. Alessandro Bono, Lorenzo Zecchino, no, statuto, non è passato Andrea Monteforte. Vabbè. Come vabbè. Non è passato il tuo... Era automatico, secondo me. Perché? Perché io avrei scartato quelli che sono passati, tutti all'infuori di Alessandro Bono, che invece avevo pensato di sì, Alessandro Bono e Bingardi. Per il resto pensavo fossero tutti quelli che sono entrati, avrei pensato che erano eliminati, quelli che sono stati eliminati avrei pensato che passavano. È uno scandalo, e lo dico a ragion veduta, caro Giorgio, ti è stato fatto una grave ingiustizia. La musica grida vendetta. E andare avanti, non è piccoli giganti, fuori legge, ma sarà così che diventeremo uomini anche da soli. Stasera però non è male se tu facessi queste mossettine. Io sono timido fondamentalmente. Boh, io sono arrivato molto tardi, è successo, avevo 27 anni circa. E prima ho provato a guadagnarmeli i veri, quelli faticosi. Allora adesso quando ti arriva in tasca 1 milione mi sembra già una cifra della Madonna. Qua invece sento della gente che se ne va a giocare 30 al casinò, 40. A me vengono i brividi solo sentirle queste cose. Dai mamma dai, stasera lasciamo qua i tuoi problemi e quei discorsi sulle rughe e sull'età. Dai mamma dai, questa sera fuggiamo via, è tanto che non stiamo insieme, non è certo colpa tua. Yeah.